a lot to do, a lot to pay. Bene, siamo alla Cercantico Gallery e io come presidente di STARS sono a ringraziare STARS Association e l'associazione che organizza questa mostra e sono a ringraziarvi già da ora per la vostra partecipazione. Questo progetto è nato 8 mesi fa, 9 mesi fa, così da un'idea, vedendo tutte queste belle immagini di Nena. Quindi siamo qui e io inizierei subito un'intervista per farvi capire un po' meglio quello che è Nena e il progetto di World Peace in One Hour, che non è solo una mostra fotografica, ma è proprio un progetto molto più ampio che lui ha. E quindi io direi cominciamo, ok? Everything is right what you said. No, not true. Allora, durante la tua... Sì, lo dico in italiano, ok. Così capite tutti. Allora, durante la tua intera vita e carriera è chiaro che sei sempre stato coinvolto in progetti di pace e rispetto del pianeta, dell'ambiente. Quando è cominciato tutto? So, during your whole career, it's clear that you have been always involved in projects of peace and respect of the planet. When everything started? Well, as far as I can remember, I gazed at the stars with my father since I was 4 or 5 years old. Quindi per quanto io posso ricordare, parliamo di quando avevo 4 o 5 anni, io guardavo le stelle con mio padre. I gazed, and didn't just watch, I gazed. Quindi osservavo, ammiravo le stelle con mio padre. And it's amazing, just the thought that there is no end of the universe. Ed è incredibile solamente il pensiero che non ci sia fine all'universo. In Croatian we say Svemir, which means all peace. In Croatian the word Svemir is universe, because it translates all peace. Quindi in croato noi diciamo Svemir per indicare l'universo e la traduzione letteraria è solo pace. Not solo chaos. Quindi sì, non solo caos. Yeah, all peace. Solo pace. So the whole nature is fascinating. You know, if you look at the planet, just like everywhere you look, it's just fascination. With the sea, with the dolphins, with the people, with the plants, flora, fauna. Just like it's incredible what we have here. L'intero pianeta è affascinante, tutta la natura è affascinante, le piante, gli animali, le persone, e ogni animale, ogni pianta è affascinante a modo suo, e tutto in questo mondo è appunto affascinante. And when you, if you go to the end of the universe or the end of the galaxy, and I'll give you a few seconds to go. Quindi se voi andate alla fine dell'universo, alla fine della galassia, e adesso vi darò alcuni secondi per farlo. And then you look back. Then you look back to see this little dot in the space. E adesso vi girate indietro e guardate questo piccolo punto nello spazio. What is the purpose of wars and violence and quarrel? It's totally ridiculous. Qual è lo scopo della violenza, della guerra, dell'odio? È tutto totalmente ridicolo. We should focus more on discovering how is it possible that something doesn't have end. Dovremmo scoprire com'è possibile che tutto non abbia una fine. Or immortality. O anche l'immortalità. Direi che ci fa riflettere parecchio riguardo alle piccole guerre quotidiane e non solo, infatti. C'è qualcuno in questa missione che tu hai, che è parte della tua intera vita e carriera, missione di portare pace? C'è qualcuno che ti ha ispirato particolarmente? So is there someone that has inspired you in this mission that is part of your whole life and whole career? I have to read because I wrote it, but I can't remember everything that I wrote. Devo leggere perché ho scritto e adesso non ricordo quello che ho scritto. But I'm fascinated by many people and many things. From Charlie Chaplin to Topo Gigio. Quindi sono affascinato da molte persone, da molte cose, da Charlie Chaplin a Topo Gigio. Peter Sellers in Being There.
Peter Sellers in nel film Being There. The Beatles. The Beatles. Elon Musk. Elon Musk. Marty Rimas. Marty Rimas. You never heard of him? Non avete mai sentito parlare di lui? The fastest car ever. La più veloce macchina elettrica mai costruita. Sì. So, whenever you turn, wherever you turn, it's there are fascinating humans. Out of all animals, for me, humans are the most interesting. Quindi, dovunque parte vi giriate, è pieno di umani, di persone interessanti, e secondo me l'umano è l'animale più interessante. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Dostoevsky. Dostoevsky. Alan Ford. Alan Ford. It's all fascinating. Sono tutti affascinanti. It's all inspirational, actually. Sono tutti fonti. I have all the Alan Fords, all the issues I have at home. Next to Dostoevsky. Sono tutti affascinanti. Io ho tutti i libri di Alan Ford, accanto a tutti Dostoevsky. It's true. E questo è tutto vero. Sappiamo che hai fatto parte di questo bellissimo show, spettacolo del Pavarotti and Friends. Come è accaduto? Come è avvenuto il tuo incontro per partecipare ai Pavarotti and Friends, e soprattutto i fatti che poi ti hanno portato a essere lì? So we know that you have been part of the amazing show Pavarotti and Friends. So tell us how this happened, and tell us about this experience and the facts that have led you to this experience and to be part of this experience. It's a lot of the most important things in my life usually come from unexpected sources. Quindi le cose più sorprendenti della mia vita sono sempre arrivate da delle fonti inaspettate. For example, I was in New York in 1994, and I didn't have enough work. I scored the movies, made music for movies, and I thought there is not enough work in New York. I should try Los Angeles. Quindi nel 1994 a New York io componevo le musiche per i film, solo che non c'era abbastanza lavoro a New York, e quindi ho deciso di spostarmi a Los Angeles. So in 95 I left, went to Los Angeles for 2 months. I tried everything I could, and I was ready to go home. I spoke with Martin Sheen, with Mark York, which played on my video. I used all the connections that I have, and nothing happened yet. I was ready to go home. Quindi nel 95 sono andato a Los Angeles, ho provato tutto quello che potevo provare, ho parlato con Martin Sheen, ho parlato con un altro mio amico e Michael York. E non sono riuscito a fare niente, quindi in 2 mesi avevo fatto tutto quello che potevo fare ed ero pronto per tornare a casa. You're very good in translation, by the way. Because I understand Italian. Yeah, pretty good. So a friend of a friend said you should stay 7 days longer and you will be presenter to award presenter to like Miranda Richardson and people like this for the Women's Day in March 8th in Los Angeles, celebration of the Women's Day. Quindi un amico di un amico di un amico mi ha detto che avrei potuto fermarmi 7 giorni per essere il presentatore di questa festa per la giornata nazionale delle donne con Miranda Richardson, e che era una sarebbe stata premiata a questo festival. And they will show my video. I made a video called Can We Go Higher? In essence, to stop the war in Croatia and Bosnia. And they said they would show this video in highest resolution, so that was tempting not to go, but because I have 3 small children at the same time in New York, and I was absent for almost 2 months, so it was difficult to decide, but I stayed. Quindi avevo girato un video chiamato Can We Go Higher, quindi possiamo andare più in alto, e loro mi dissero che avrebbero fatto vedere questo filmato, questo mio video, in alta definizione, e quindi nonostante la tentazione di tornare a casa dai miei 3 bambini piccoli fosse molto alta, ho deciso di rimanere. So the producer of this show went out dating with a guy that was music director for Pavarotti and Friends, and they split after that. But at that moment she sent the video to Pavarotti. Pavarotti saw the video Can We Go Higher and he loved it. And one day Luciano calls and tells me who he is. I couldn't believe, you know. But then I said of course yes, and next thing I know I was on the stage with all these people. Quindi uno dei produttori, una donna usciva con uno degli organizzatori di questo festival, e
dopo il festival si sono separati, ma prima del festival lui fece vedere il suo video a Pavarotti e nel giro di poco tempo ricevette una chiamata e prima ancora che se ne rendesse conto era sul palco insieme a Pavarotti e agli altri. So, to give you just a few vignettes, Bono and you and Dietron, you two were there, and I gave Bono lyrics from Croatian poet from 17th century to narrate in Croatian. Quindi adesso vi narrerò solamente alcuni piccoli episodi. Ero con Bono Box e io gli ho consegnato dei versi di una poesia croata del XVII secolo da recitare. And then the second vignette is I'm on the stage. There is 20,000 people in front of me, 10 million people viewing in Italy. It's a lot of stress. Quindi, secondo aneddoto, ero sul palco davanti a 20.000 persone, mentre 10 milioni di persone la stavano vedendo, diciamo, dal vivo alla televisione in Italia. Quindi era molto stressante per me. In the first row is Roy Disney, King of Morocco, Princess Diana, wife of Pavarotti. Quindi in prima fila vi erano Roy Disney, c'era il re del Marocco, c'era la principessa Diana e c'era la moglie di Pavarotti. And they smiled and gave me encouragement. Quindi mi hanno tutti sorriso e questo mi ha dato molto incoraggiamento. So, as an artist, I think it's normal that people question their own art. Quindi essendo un artista penso che sia normale che le persone si interroghino, si domandino riguardo alla tua arte. I never know whether I'm good or not, because how do you know? Unless people approve it. Non ho mai saputo se fossi bravo o no, e come faccio a saperlo? Beh, solamente se le persone me lo dicono, se sono bravo o no. So the next day after the concert I went to visit my friends in Reggio Emilia, and I slept overnight there, and then the next day I went into the town and walked through the town. Quindi il giorno dopo, due giorni dopo il concerto sono andato dagli amici a Reggio Emilia e sono rimasto lì a dormire e il giorno dopo abbiamo girato per la città. And the people from the barber shop with the foam on their beard came out and applauded. E delle persone all'interno di un negozio della bottega di un barbiere sono uscite sulla strada con ancora la crema sui loro menti e mi hanno applaudito. And I said, I must be good. Ho pensato, beh, allora sono bravo. So, quando il progetto World Peace in One Hour è nato nella tua mente, parlaci a proposito di questo progetto. So, when did the project World Peace in One Hour just started in your mind? Tell us about this project. Well, I don't know exactly the date, but I can trace a number of things. In the song Can We Go Higher, which was recorded in 1990, quindi non so dire la data, però mi ricordo alcuni punti e sono espressi nella canzone Can We Go Higher del 1990. I conducted the scene with the sunflowers in front of me, sunflowers, and I conducted like a conductor. Quindi ho fatto come se un campo di girasoli davanti a me fosse un'orchestra, io la conducevo e ho fatto il segno davanti a questo campo di girasoli di condurre. And a friend of mine who is the sound engineer, his name is John Holbrook, he's a five times Grammy Award winner. He said you should take this as your logo, this one scene. Quindi un mio amico che è ingegnere del suono, John Holbrook, che ha vinto 5 Grammy, mi ha detto dovresti usarlo come tuo logo, il segno di te che conduci questo campo di fiori. So, another man called Victor Zinet followed me for 15 years, since 2000 or 1999, for 15 years, followed me for documentary film. Quindi un mio amico Victor Zimet. Quindi un mio amico chiamato Victor Zimet mi ha aiutato, mi ha seguito per 15 anni. Actually he was not my friend in the beginning, he worked for CBS. I had a lot of interviews during the war and Ed Bradley was a journalist and he was the editor for CBS. Quindi non era amico mio dall'inizio, lui era un giornalista della CBS e io ho fatto molte interviste durante la guerra con la CBS. And in that documentary I mentioned World Peace in One Hour in early 1999 or before even that. I know that I mentioned it a couple of times. I had a joke that said if we put the leaders of 8 countries in one room and don't give them cookies, it will be 45 minutes.
quindi ho appunto espresso la mia volontà di fare il World Peace in One Hour in questo documentario, e ho pensato che se avessimo messo 8 leader dei paesi in una stanza senza biscotti sarebbero stati 40 minuti e non un'ora. 45. So I can trace it, but I don't know exactly. The pause was from 1990, and in the video I have this motion of the planet, which I did. I saw this in the end of the video of Can We Go Higher? Yes. So that's a little bit of this, but I'm not finishing now. I'm just conducting. Quindi il segno appunto del condurre questo campo di girasoli nel video rappresenterebbe quasi il mondo intero, però io non ho chiuso il segno. Così, adesso continuiamo con l'intervista. La domanda più clou per me, allora, perché hai deciso di aver fiducia in noi e di espandere il tuo progetto qui in Italia con noi? So why did you decide to trust us and to expand your project with us here in Italy? Well, it's the same reason why I went to the Women's Day in Los Angeles. Quindi è la stessa ragione per cui sono andato alla giornata mondiale della donna a Los Angeles. What is connection with the Women's Day in Los Angeles and Pavarotti? Like? Che connessione c'è tra la giornata mondiale della donna e a Los Angeles Pavarotti? What is the chance of that happening? Perché è successo? Qual è la catena che ha unito tutto? 100%. Il 100%. Però è successo. So, I spoke with a few people who have galleries. Ho parlato con un po' di persone che sono proprietari di alcune gallerie. But Chiara was the first one who called and said, I want to do it. Ma Chiara è stata la prima persona che mi ha chiamato, che io ho chiamato e che mi ha detto voglio farlo. I love people who have initiative. Io adoro le persone che hanno iniziativa. So there is no small gallery for me if they are willing to do it, I'll go with them. Quindi non, per me non c'è nessuna galleria, non c'è nessuna piccola galleria se le persone che la gestiscono vogliono farlo, per me va benissimo, lo farò, non c'è nessun problema. And Italy is treasure of world heritage, art world heritage. Quindi l'Italia è un tesoro per quello che riguarda l'eredità del mondo, per quello che riguarda l'arte. So you have sensibility for it. Quindi voi italiani avete molta sensibilità per essa. You know, you can have a disorganized government, but people. Però potete avere un governo totalmente disorganizzato, ma delle ottime persone. But people produce here. Ma le persone creano qui, producono. I drove 8 hours from Croatia to here, and I passed probably 2,000 trucks. Quindi ho guidato 8 ore per venire dalla Croazia qui e sono passato accanto a 200 camion. 2000. It means somebody is producing something here. Vuol dire che qualcuno sta producendo qualcosa qua. So, and I know that Italy produces everything. Quindi io so che l'Italia produce tutto. So, why not be here? Perché non essere qui? Ok, thank you very much. La prossima domanda è: in questa bellissima mostra fotografica dove il centro di tutto sei tu e la tua posa rispetto al mondo e rispetto alle persone, questa posa è un segno di pace, sembra un segno di resa oltre che un saluto. Quando è stata la prima volta che ti sei trovato veramente in questa posa e quando hai deciso che questa posa sarebbe stata il segno di pace che rappresentava l'intero progetto di World Peace in One Hour? So in this amazing exhibition, the center of everything is you and your pose, respect the world, respect to the people, that the pose is a sign of peace and a sign of surrender. And when has it been the first time you found yourself in this pose, and when you decided that this pose was the sign, was a sign of peace and the sign representing the whole project of World Peace in One Hour? That's the trivia I would love to know. Beh, questo è diciamo l'enigma che io vorrei sapere. Yeah, I remember in 2010 I was in Sydney, Australia.
ricordo che nel 2010 ero a Sydney in Australia. I had a concert in Perth, Australia, and instead of being paid for the concert, I asked for the ticket around the world. E ho fatto un concerto a Perth in Australia e invece di essere pagato per il concerto ho chiesto un biglietto per un giro intorno al mondo. So I went to New York, Dubai, Perth, Melbourne, Sydney, Tokyo, Beijing, Chicago, New York in 40 days. Quindi ho fatto New York, Pechino, poi New York, Dubai, Pechino, l'Australia, Perth, Sydney e poi di nuovo Melbourne e poi di nuovo Tokyo e poi sono tornato a New York e a Dubai e a New York, tutti in 40 giorni. I remember in Sydney, a friend of mine, Violet Talbert, she took a photo of me and that pose was almost perfect, the silhouette was exactly what I need. That's what I used for the film, Everything is Forever, the documentary movie that Victor Zimet made it. So I used this particular shot for that film. Quindi ricordo che in Australia appunto questa mia amica Viola Talbert mi ha fatto una foto e la silhouette era perfetta ed è per quello che ho deciso di usare questa immagine nel mio documentario e come biologo. Because I wanted to be 90 degrees, hence had to be 90 degrees. Perché volevo che le mie braccia fossero 90 gradi. And the legs to be crossed. E le gambe avrebbero dovuto essere incrociate. And why? I have no idea. E il motivo non ho idea. But I know that people react when they see this. Però so che le persone hanno una qualche forma di reazione quando la vedono. In queste immagini che ti ritraggono in molti posti intorno al mondo, la reazione che hanno le persone quando tu scatti queste immagini in questa posa particolare, c'è qualche situazione particolare, qualche reazione particolare che è avvenuta durante questi scatti che ci vuoi raccontare? So in these pictures we can see you in many places all over the world. And in some it's clear the reaction of the people around you. So is there a story that you would like to share with us, some experience that has happened during these shots while you were posing? Of course. One picture is this in the corner there in Beijing. In front of the... Un esempio è la foto nell'angolo dove ero a Pechino. And this woman on the left of me, she's doing the same thing. La donna che sta alla mia sinistra ha fatto la stessa cosa. Yeah. And when I was at the wall of China, I did the same thing and 30 people did the same thing. E quando ero alla muraglia cinese ho fatto questa posa e altre 30 persone hanno fatto la stessa cosa. And also there was an event in China. There was a woman that was talking about something and I think people were bored with her probably. Because she was talking and talking and talking and we were listening tour operator or something like that. E era un altro evento in cui vi era una donna che stava parlando e le persone sembravano annoiate perché lei continuava a parlare e sembrava quasi un'operatrice turistica. She didn't have calm our point, she was like costing like a river. Lei nel suo parlato non aveva dei punti o delle virgole, sembrava quasi un fiume di parole che continuava a scorrere. So I waited for 7-8 minutes because I wanted to do, I didn't want to interrupt something. Quindi ho aspettato per 78 minuti perché non volevo interromperla. But I couldn't wait anymore, so I did my sign and now everybody was... E quindi a un certo punto però ho fatto il mio segno e ognuno ha fatto questo segno. And she stopped talking. Francesco Moretti, che abbiamo qua presente oggi, è un grande fotografo e italiano e alcune immagini che abbiamo qui esposte sono proprio le sue. Lui è stato coinvolto in questo progetto facendo alcuni scatti a fiume, giusto? Sì, ti confermo. E com'è successo, Nenad, questo, tutto questo, quando vi siete incontrati tu e Francesco Moretti, come è nata questa cosa? So Francesco Moretti is a great photographer and Italian photographer that has been involved in this project doing some shots with you in Rijeka. And when did this happen? And when have you
meet each other and in which context, in which occasion? Mr. Rijeka. Rijeka. Which means the river. Quindi Rijeka vuol dire fiore. Yeah. Well, it's we met through Astrid Kuljanić, she's an artist extraordinaire. Quindi ci siamo conosciuti grazie a Astrid Kuljanić, che è un artista di New York straordinario. And man is present, so it's very difficult to give him too many compliments. E ha molti regali, quindi è difficile fare dei complimenti, perché ci sarebbe talmente tanto da dire. He's very talented. Ha un grande talento. Modest. È modesto. Practical. È pratico. And willing. E ha molta forza di volontà. What is there not to like it? E perché non dobbiamo apprezzarlo? Non c'è modo per non apprezzarlo. Quindi Francesco, parlaci un po' anche tu di com'è stato questo incontro, questa amicizia che è nata con Nenad, esattamente quando? Allora, l'amicizia con Nenad non può che nascere per strada. Perché non ci sono bene. I wasn't sleeping it when I meet you, so midnight. She asked when you met each other. Our friendship begins. He said that the friendship the with you is born always yeah. on the road. The first time we met was with Astrid Kuljanić, and we spent a very hot evening in Rijeka, talking about everything. And when I say everything, it to everything. And we started to be in connection following his project, and he followed my project and my photos. After 6 months, I was in Istria to make a reportage, and he was in Rijeka. We connected and we spent a beautiful day together in Rijeka, where Okay, appunto ci siamo conosciuti sulla strada e abbiamo passato delle notti molto 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 calde, molto afose a parlare di tutto, letteralmente di tutto. E dopodiché ero in Istria per girare un reportage. Esatto. E and he was in Rijeka e lui era a Fiume e mi ha contattato. And after we spent a day with me with camera and he was talking about their place in Rijeka. E dopo abbiamo passato un giorno con la telecamera e ha continuato a parlarmi di Fiume, del suo posto a Fiume. E I take the photos, but for me it's more important the emotion and feelings we share than the picture. E io ho continuato a scattare delle foto, però per me è molto più importante i sentimenti e le emozioni che condividiamo delle mele foto. Prima di concludere con l'ultima domanda, mi sento di aggiungere una cosa, perché per la prima volta ieri sera l'ho fotografato io in questa posa e mi sono resa conto, quando si è messo in posa davanti alla spiaggia, sulla spiaggia davanti agli ultimi vuoti e gli ombrelloni chiusi sul lungomare del Maderno, che è una vera performance questa, perché quando lui si mette in posa per scattare questa, cioè almeno io ho avuto questa impressione, sembra di essere davanti, che ne so, l'Abramovic, non lo so, no, veramente una performance, perché condiziona gli altri intorno. Quando lui ha scavalcato la catena per andare nella spiaggia chiusa, in spiaggia non c'era nessuno, però c'era un angolo di un ristorante dove con le finestre aperte c'erano delle persone sedute, i camerieri che servivano, ovviamente un po' già la presenza comunque scenica, il fatto che è alto, il cappello, l'abbigliamento, ma quando è arrivato lì, poi si è proprio sistemato e sembrava un generale che si metteva sull'attenti, perché ho sentito proprio, ha incrociato le gambe, ho sentito le scarpe battere i tacchi contro uno contro l'altro, e poi così, quasi come se stesse compiendo una magia. E si sono girati tutti dal ristorante, lui non ha fatto nessun rumore, cioè non ha detto parole, non ha detto niente, ma è stato palese veramente come condizioni e coinvolga le persone intorno a lui. Non so se vuoi tradurmi questa cosa che yeah, non gli ho comunicato perché poi abbiamo scenato. She said that when you did the salute on the beach yesterday, you had an enormous effect on the other people because you didn't make a noise.
But all the people at the restaurant, they turned and they looked maybe at you. Maybe you didn't notice about you. Maybe didn't notice about but it, but they did. You had an enormous effect. It's like you're really a performance. It's like watching Marina Abramović performing. I mean, it was very strong, your presence there, and all the people around is involved. I'm glad to hear that. Yeah. That you were there too. Because it was my first time, because I saw picture. I know maybe for you is something. There was a chain also. Yeah. But for me it was the first time that I saw you making the pose in the reality. So. There was a chain, you couldn't go to the beach, there was a chain. I said, from this side. No, you cannot. Just be ready. And I jumped over the thing and did that. I think it. Picture is really good. I'm very happy with it. Thank you. One thing before I forget, you can check Francesco Moretti's photographs. He did some incredible photographs with Astrid. When I saw this, I said, I have to meet this man. So there's an incredible talent here sitting next to me. And I think you should follow and see what he does. And another thing that would inspire me, which I remember, I had an opossum. It's animal, it is a wild animal who lived with me for 2 years, and I'm fascinated by opossums and any animals, ant eaters, and things like that. And just like, how did that happen? Inspiration is in the nature. Io innanzitutto consiglio di seguire le foto di Francesco perché è veramente un grandissimo talento, è bravissimo ed è un brillante fotografo, un brillante artista. E in più avevo un opossum che ha vissuto con me per 2 anni e io sono affascinato da questi opossum, da questi animali selvatici. E così come per i formichieri, io mi chiedo com'è possibile tutto ciò. E questo mi ha dato anche l'ispirazione, quindi l'ispirazione può venire anche dalla natura. Così, nell'ultima domanda sono a chiedere. Dici un augurio riguardo questo progetto, un desiderio, una speranza? Quali sono le tue speranze riguardo a World Peace in 1 Hour? So, say us a wish about this project. In the end, which are your hopes for the project One Peace in 1 Hour? Only one. Solo una. World Peace. And before I start to do something else, I want to show you this for the first time. The same glasses, but it's inscribed. It will be inscribed on the top. Quindi voglio mostrarvi questi occhiali che sono gli stessi occhiali, ma hanno delle trascrizioni. This is just test la parte superiore. It is written here, you see. Ed è solamente un piccolo testo e vi è scritto la pace nel mondo in un'ora. And that's from the Jean-Philippe Jolie designer. Questo è dal designer dal designer francese Jean-Philippe Jolie. But it will be on the top. They just tried the script description. So the reason why I'm mentioning this is that world peace is possible. It's not just my pipe dream. Con questo voglio dimostrare che la pace nel mondo è possibile, non è solamente un mio sogno impossibile. La mia immaginazione. Last century 200 million people have been killed in last century. Quindi nel secolo scorso 200 milioni di persone sono state uccise. In this century 1.5 million. In questo secolo mezzo milione, 1.5 million. So that's on average that's 20 times less. 20 volte meno. So we have in next year we have 5 billion cell phones. Next year 5 billion. L'anno scorso abbiamo avuto 5 miliardi di telefoni. Yeah. And this is we are witnessing. So we are from selfie to self-defense. Quindi passiamo dal selfie alla difesa personale. You cannot beat somebody in the street that there are not two people filming. Quindi non puoi colpire nessuno in mezzo alla strada che c'è subito qualcuno che ti filma. So there is less and less violence for the last 100 years. Quindi c'è sempre meno e meno violenza nell'ultimo centinaio di anni. This is moment to grab it. E questo è un momento da afferrare. Yeah. It's up to us. E spetta a noi. Yeah. So, all together? Yeah. World Peace in 1 Hour? If you want, you can do it.
your yard or with your friends or yeah. in front of your church or in front of your boat or in front of your opossum. Se volete potete farlo nel vostro giardino, in casa vostra, davanti ai vostri figli, davanti alla vostra chiesa, davanti alla vostra barca, davanti al vostro opossum, cosa vi abbiate detto. And you can send me to worldpeaceinonehour.com. E potete mandarmi la foto al sito One Piece in One Hour. And I thank Chiara for being brave to put something like this together, to recognize and to be the first one who will be there. Yeah, because there are other galleries now interested, of course, but she was first. Chiara è stata molto coraggiosa. So can you sing something for us? I'll try. I need the glasses. Yeah. Oh, yeah. Thank you.